dottoressa Guercio per dirci due parole. Allora, mi scuso con la cittadinanza per l'inflazione del prefetto. Così adesso mi conoscete tutti e penso che avete avuto modo di conoscermi. Queste manifestazioni per me sono veramente la dimostrazione che i ragazzi hanno creatività, intelligenza e soprattutto sono supportati, come ripeto sempre, da dirigenti scolastici, maestri, insegnanti veramente validi. Sinceramente sono molto contenta di stare qui. Oltretutto questa era la piazza nella quale avrei voluto fare la cerimonia del 2 giugno. Purtroppo quel giorno, sapete, per chi c'è stato, che il tempo era un po' incerto, però è una piazza che si presta veramente a grandi manifestazioni, eccetera, e soprattutto questa piazza deve essere usufruita da tutti. Quando dico da tutti parlo ragazzi, bambini, adulti, anziani. Quindi il messaggio è chiaro, quindi cerchiamo di rispettarci tutti. Un applauso al cuoco Manuppella per l'oggetto della festa di fine anno dell'istituto. Siamo in clima di riciclaggio, quindi la famosa economia circolare non poteva chiudere di meglio la manifestazione con appunto quella che è il tema del giorno, e cioè l'economia circolare. Un plauso e un ringraziamento va alla Smalti Medi Sud per la sensibilità che ha per l'ambiente della nostra regione, della nostra città, in particolare alla dirigente scolastica, a tutti i docenti che hanno guidato questi ragazzi, all'entusiasmo dei giovani studenti che portano una cosa molto importante, un'importante la spinta anche dell'azienda che sostiene questo progetto, la Smart Medi Sud, che ci ha messo anche molto impegno. Ogni anno si impegnano in qualcosa di importante proprio per lasciare un segno anche di insegnamento per i giovani, per quello che può essere, ecco, un comportamento virtuoso anche nello smaltimento e nel riciclo dei materiali, che molto spesso nascondono anche un valore intrinseco molto bello, molto prezioso, un oggetto che ha la gente scolastica che ci ha permesso per la prima volta quest'anno di entrare nella scuola superiore con un progetto di tipo diverso sull'economia circolare, perché molti ragazzi non conoscono purtroppo neanche il significato di economia circolare. Allora, il progetto Recycling Design promosso dalla Smaltimenti Sud è un progetto che verte sulle materie riutilizzate, materie di scarto, per farci appunto dei nuovi prodotti, materia prima seconda. I ragazzi sono stati veramente entusiasti, hanno collaborato, hanno realizzato diversi settori, eco design, eco moda, e realizzando appunto un progetto molto innovativo ed artistico, sperando che i nativi ambientali possano fare sempre di più nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente.